Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nella mia città, a Torino. Siamo andati a visitare Villa Becker. Ragazzi, ce l'ho qua davanti a me. È una cosa bestiale, immensa. Ci sono andati tanti youtuber. Ve la faccio vedere un attimo così. Vedete? È formidabile. Adesso ve la faccio vedere anche meglio. Vediamo se riusciamo a entrare. Guardate che roba. Ovviamente alcune zone sono state murate. Noi vediamo se riusciamo bene, se no un video ci sta lo stesso. Andiamo a vedere di qua. Guardate che roba. Guardate dentro. Bestiale. Questa qui, ragazzi, è stata usata nel film di Dario Argento, Le Tre Madri. Quindi è anche abbastanza famosa come villa. È una villa del 1600, ok? Allora, lì come potete vedere hanno chiuso, quindi noi ci facciamo gli affari nostri. Guardate che soffitti. Bellissima. Bellissima veramente. Questo è il giardino. Facciamo attenzione a Antonio. Ah, raga, con me c'è sempre Antonio, Salutiamo, ciao ragazzi. Qui vedete, hanno murato e va bene. Hanno murato tutto. E noi facciamo il giro di esplorazione all'esterno, non c'è nessun problema. Guardate che bella, impressionante, impressionante. Cioè, guardate che roba, che bella balconata. Qui è chiuso. E raga, ho i miei dubbi stavolta. Davanti abbiamo una specie di ponte. Vedete? Questo era tutto il parco. Cioè una parte del parco, perché poi c'è anche tutto dall'altra parte, Stavolta mi sa, Anto, che siamo rimasti fregati. Guarda. Guarda, guardate dove entravano forse. Ma come fai, dai? Forse, raga, entravano da qua, vedete? Ma come succede, Dani? Io mi vado. Ah no, c'è una sbarra, vedete raga? Dall'altra parte. Qui è chiuso. Ah, guarda qua. Forse riusciamo a vedere qualcosa da qua. Forse di qua. Mi fai un favore? Che ho dimenticato. Forse, raga, questo è l'unico pezzo che riusciamo a farvi vedere. Sapete? Questo mi sa che è l'unico pezzo. Vedi quella macchia? Sì.
lì c'era un animale morto e l'ultima volta che ci è venuto uno youtuber c'era un odore impressionante qua. E se io non entro perché fa veramente schifo qua, rischia che ti cade qualcosa in testa. Allucinante. Vediamo raga, ma stavolta mi sa che non riusciamo a vediamo qua. Qui cosa abbiamo? Questa era, cos'era, una specie di magazzino che buttavano la roba. Mamma mia. Forse questo era un Sì, deposito, sicuramente un deposito. eh. Ma io volevo entrare nella villa. La villa era la parte più bella. Vieni di qua. Che peccato, raga, che peccato. Però qua c'è qualcosa. Ah no, bisogna fare molta attenzione. Vedete, raga, qui è pericoloso, eh. Qui è pericoloso. Qui è venuta giù una balconata. Ma hanno chiuso tutto stavolta. Quella cosa sarebbe, guarda, Andiamo a vedere. Ma una forse, vecchia fontana. forse questa qui è una vecchia fontana, secondo me. Che bella. Guardate che bella, raga. Tra l'altro, se non erro, quella faccia lì sembra quasi un diavolo. Bella veramente anche questa, eh? Mi dispiace un Guarda. casino che non riusciamo a entrare lì. Adesso Devo provare a vedere dall'altra parte, ma non credo. proviamo. Bisogna vedere quanto tempo fa si è Minchia. venuto l'ultimo YouTuber. Mi sa un po' di tempo fa. Perché anni fa questa era aperta. Questa era aperta. Poi ovviamente, anche perché dentro non è messa bene, quindi l'hanno messa in sicurezza. E hanno fatto bene. Minchia. Minchia ragazzi, qua se non fai attenzione ti ammazzi. Vedete, raga, come fai? Tutto chiuso. Tutto chiuso. Tutto chiuso. Intanto, raga, stiamo facendo anche dei piccoli ritrovamenti. Una vecchia panda. Ma guardate che roba! Ma pensa! Allucinante! Una panda, una vecchia macchina da scrivere e uno skateboard. Ma pensa! Si è spolpata. Eh beh, sì. E di là ci sono delle altre casette, se andiamo a vedere quella.
qui purtroppo, raga, non si può fare altrimenti. Queste erano le stalle. Queste erano le stalle. Ma penso. Beh, tutto sommato, dai, siamo riusciti almeno sì. A fare il video di qualcosina. Mi dispiace l'interno della villa, perché era veramente bella. Era veramente bella. Adesso, raga, qua c'è qualcos'altro. Vediamo un attimino. Guarda. Ma pensa a te. Una cucina. Che forte. Che forte. Questa cos'è? Qui è chiuso. Vedi quello che ti dicevo, che da sulla strada. Guarda che bella. Ma che bella. Mamma. Che figo, un'altra panda. Un'altra panda, raga. Questa era un'officina. Questo avevamo fatto un'officina. Qua c'è, qui c'è la fossa per aggiustare le macchine. Questa è la panda. Ma porca miseria. In che condizioni. Minchia, anche il tamburo. Televisore vecchio. Forse Anto. Anto, si può entrare qua, eh? Raga, siamo riusciti ad entrare qua. Guardate che erano anche i giocattoli vecchi. Che forte, madonna, che bello. Camino, dammi la pila. Ci sono giocattoli dappertutto. Giocattoli dappertutto. Ovviamente, raga, facciamo molta attenzione dove mettiamo i piedi. Perché qua. Qui. Adesso proviamo ad andare su. Questo era un altro bagno. Ma
piccolo, ma c'era un bagno, vedete? Se andiamo su, qui ci sono le camere da letto. Allucinante. Per terra il gioco della tombola. Qui, questa è la camera da letto. Guardate che roba. Qui ci sono le camere da letto. Qui forse ci sta una bambina. E qua ci sarebbe il solaio. Minchia, continua un attimo. Adesso lo faccio. O altrimenti mostra solamente con la mano, sai, giusto? Vediamo. Che questo non mi piace tanto. No, che è tanto ripido. Occhio. Raga, questo. Fai ancora uno scalino. Questo è. Non mi piace. Qui raga c'è il solaio, ma non mi fido a salire perché queste scale sono ripidissime. E non vorrei farmi male. Sì, poi guarda anche perché non è molto sicuro. Cioè abbiamo anche. Guardate il soffitto, non è proprio molto. Comunque, torniamo giù. Almeno qualcosa ve l'abbiamo portata sul canale. Vediamo se per caso ci sono delle cantine. È qua la mina. Vediamo qui. Che cosa abbiamo? Andiamo. Qui raga ci sono le cantine. Ci vedi Anto? Aspetta, devo controllare bene. Uno stereo. Quella era la caldaia forse. Guarda qua, la roba di Natale. Guardate, guardate. La roba di Natale. Non siamo riusciti a entrare nella villa perché, come avete potuto vedere, hanno chiuso tutto, ma ci sta perché l'hanno messo in sicurezza, ma va bene così, eh. Abbiamo fatto, come si dice, un'esplorazione esterna, c'era qualcosina da vedere, qua tra un po' mi ammazzo. E niente raga, io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like. Da Adrix e da Antonio. Ciao ragazzi. È tutto e noi ci vediamo al prossimo video su luoghi abbandonati. Ciao belli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.